Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Naomi, voi siete su Chiacchiere delle Righe e oggi, nuovo wrap-up, parliamo di tutte le letture del mese di maggio. Maggio è stato un buon mese, ma un mese molto diverso tra l'altro perché sono andata al salone. Ho letto quanto leggo di solito, quindi non ci sono stati picchi né in negativo né in positivo con il numero dei libri e sono abbastanza contenta di quasi tutto quello che ho letto. Prima di passare alla ciccia di questo wrap-up, vi ricordo se non siete ancora iscritti iscrivetevi e qui sotto c'è la campanella che potete attivare se volete sapere quando pubblicherò nuovi video e come sempre se volete seguirmi anche al di fuori di YouTube, qui sotto ci sono i miei link social di cui vi segnalo soprattutto la mia pagina TikTok. Partiamo come da tradizione con il nostro recap del mese che comparirà come sempre qui di fianco. Allora, nel mese di maggio ho letto 12 libri, ma c'è stato anche un DNF. Per i generi abbiamo 4 fantasy, un sci-fi, 2 mystery, un horror, 3 contemporary e un libro di literary fiction. Per quanto riguarda i formati, abbiamo 4 cartacei, 4 ebook e 4 audiolibri, quindi ben equilibrati. Non ho partecipato a nessuna readathon e ho terminato 3 serie. Passiamo a parlare dei libri. Ora vi ho detto che c'è stato un DNF, quel DNF che è La ragazza meccanica di Paolo Bacigalupi, comparirà nel video sui DNF che dovrò fare tra l'altro abbastanza presto, nelle prossime settimane, perché negli ultimi mesi ho abbandonato diverse cose, quindi non è neanche passato tantissimo, credo forse un paio di mesi da quando ho fatto l'ultimo, però ho accumulato un po' di cose, quindi ne parleremo prossimamente. Comunque, questo è comparso nel quarto episodio della mia serie Il calendario della TBR, quindi se intanto volete avere un assaggino di cosa sia successo, vi lascio il link al video qua sopra. Passando invece ai libri che ho effettivamente terminato, come al solito iniziamo dai libri che sono già comparsi in altri video e visto che ho dato il là parlando del video sul calendario della TBR dove è comparso La ragazza meccanica, parliamo degli altri due libri che sono comparsi in quel video. Intanto ho letto Mr. Impossible, che è il seguito di Cold Dawn di Oak di Maggie Silverator. Per chi non lo sapesse, questo è il secondo libro di una serie spin-off del ciclo di Eleven Boys e è una serie che si concentra su Ronan, che era uno dei personaggi principali di The Eleven Boys, più altri personaggi che sono stati introdotti per questa serie. È una serie che si concentra soprattutto sui sognatori, allora cerco di rimanere vaga, il potere legato ai sogni era stato introdotto in The Eleven Boys e quindi questa serie vuole approfondire la vicenda con tutta una trama riguardante dei cacciatori, persone che hanno questo potere del sogno, una possibile apocalisse, più tante cose che poi vengono messe insieme, cioè sia il punto di vista di Roland che quello di questi altri protagonisti. Partiamo dal generale, poi passiamo a parlare senza spoiler del finale, su cui a mio parere si è chiarito un pochino perché non avevo ben capito se mi fosse piaciuto o meno, soprattutto il plot twist quando ho fatto quel video e nel frattempo mi sono un po' chiarita le idee. Allora, è scritto sempre benissimo, mi piace molto la sua prosa, lei scrive molto bene, ha questa prosa, mi viene da dire quasi sognante, che crea questa atmosfera quasi ovattata e magica, cosa che sta molto bene ovviamente considerando che parliamo di sogni, però era una cosa che io avevo visto anche nella serie di The Eleven Boys, quindi evidentemente perché è una sua caratteristica. I personaggi che sono stati introdotti, ce ne sono alcuni che mi piacciono di più, alcuni di meno, ad esempio c'è un personaggio che fa parte del gruppo dei cacciatori che ha tra l'altro un'evoluzione abbastanza ovvia. E non ho capito bene quale sia il punto di questo personaggio, in questo libro non fa niente, quindi spero che poi successivamente si trovi un modo per renderla utile o comunque significativa a livello di trama. Questi libri mi stanno facendo anche un po' rivalutare la figura di Declan, il fratello maggiore di Ronan. Ronan ha due fratelli, uno un fratello minore e un fratello maggiore, di cui il fratello maggiore mi ha aiutato un po' a simpatizzare per lui. Lui era il classico fratello, un po' rompiscatole più che altro nella serie principale. Qui si approfondisce meglio il suo personaggio e come ha vissuto certe cose, soprattutto alcune cose collegate alla loro famiglia, soprattutto al padre. Il fratello minore trovo interessante comunque lui come personaggio per alcune cose che sono state rivelate e per alcuni temi che vengono trattati qui dentro, però anche lui non ho ben capito dove si stia andando a parlare con il suo personaggio perché anche lui ha molto poco da fare, quindi aver messo il suo punto di vista mi è sembrato un po' inutile, quindi vedremo successivamente. Che parla tantissimo di arte, sia perché alcuni dei personaggi
personaggi sono effettivamente degli artisti, sia perché stanno facendo alcune cose con alcuni oggetti legati all'arte che servono per questioni di trama. È anche un libro in stile Maggie Stiefvater, dove non succede tantissimo fino alla fine, quindi è più incentrato sulle dinamiche sui personaggi e sulla crescita e sulla caratterizzazione dei personaggi, arrivando a questo famoso finale. Vi avevo detto nel video, non ho ben capito se mi sia piaciuto o meno, e ho concluso che no, non mi è piaciuto questo plot twist che c'è stato sul finale, più che altro perché mi ero fatta un'idea diversa di quello che la serie sarebbe dovuta essere. Io pensavo che, cerco di stare sul vago, io pensavo che questa serie volesse approfondire dalla parte di Ronan l'uso di queste abilità, visto che ne sapeva molto poco, per molto tempo lui è stato convinto di essere una delle pochissime persone, invece ce ne sono tanti altri, e quindi io pensavo che fosse un'ascesa da parte sua, un migliorare. Invece questo plot twist mi dimostra che non solo non stiamo facendo passi avanti, stiamo facendo passi indietro. Non era quello che mi aspettavo da questo, e non, da questo libro non pensavo che fosse questo il modo in cui l'autrice voleva andare avanti. Spero che il terzo libro aggiusti un pochino il tiro, non ho idea dove voglio andare da qui, mentre un po' più sul positivo, The Whispering Muse di Laura Purcell. Laura Purcell è tradotta in italiano, questo è uno dei suoi ultimi, ancora non l'hanno tradotto, quindi magari prima o poi arriverà anche questo in Italia. Questo è un libro della, una delle mie autrici preferite, una delle autrici dove io qualsiasi cosa lei tiri fuori io lo compro, spesso senza neanche guardare approfonditamente prima la trama. E questo in particolare è ambientato in un teatro dove la nostra protagonista Jennifer va a lavorare come sarta, nel senso che lei si deve occupare dei costumi di scena di una delle attrici, anzi l'attrice principale della compagnia teatrale. Lei è stata messa lì in realtà dalla moglie del proprietario del teatro, perché questa donna ritiene che ci sia una tresca tra questa attrice Lilith e il marito che è il proprietario del teatro. Si parla ovviamente molto di questa attrice, questa Lilith, si parla anche di questa specie di sottotrama che non si sa se sia sovrannaturale o meno, bisognerà scoprirlo all'interno del libro, dove questa Lilith dice di aver fatto un patto con la musa Melpomene, che è la musa della tragedia nella mitologia greca, e di aver fatto quindi questo patto per ottenere il successo. E quando cominciano a succedere cose nel teatro, sia al teatro come struttura, sia ad altre persone che lavorano al teatro, sembra che la musa sia venuta a riscuotere il prezzo per questo patto. Allora, è uno di quei libri in cui ovviamente la protagonista non è fatta per essere il personaggio più interessante, più eccentrico quasi, quel ruolo va sicuramente a Lilith, infatti lei è il personaggio più intrigante del libro. Si parla molto ovviamente di teatro, degli spettacoli teatrali, e questa ambientazione teatrale mi è piaciuta molto. Ero un po' preoccupata per il finale, perché avevo visto online che un sacco di persone non avevano apprezzato questo finale, che erano rimaste molto, molto male, erano molto critiche di questo finale. In realtà a me è piaciuto, rimane comunque un finale piuttosto tragico, ma non mi aspettavo nient'altro, però mi ha dato anche una certa soddisfazione. Quindi in conclusione questo, diciamo che se devo un attimo fare un bilancio, forse è uno dei migliori dell'autrice, cosa che non mi aspettavo, e sono molto interessata adesso a leggere il suo prossimo libro, che dovrebbe essere uscito da poco, si chiama Moonstone, quindi magari prima o poi durante l'anno parleremo anche di quello. È un'autrice che io continuo a consigliare, lei scrive libri di tipo gotico, stoico. L'unica cosa che io, ecco, continuo a dire, lo riconosco, lei fa sempre questo tipo di libri dove c'è questa componente simile magica o sovrannaturale, e tu ti devi chiedere se ci sia effettivamente qualcosa di sovrannaturale. La risposta tende ad essere sempre la stessa in tutti i libri, questo toglie un pochino di suspense, quel sarà o non sarà, perché alla fine so già quale sarà la risposta, che è più un concentrarsi sul come lei declina questo aspetto forse sovrannaturale sui personaggi e sull'ambientazione. A me lei continua a piacere, quindi io continuo a consigliarvela. Ho anche terminato la mia rilettura della serie di All In For The... No, ho sbagliato. Avevo preso per sbaglio il...
primo libro al posto del secondo, scusate, dicevo, ho terminato la mia rilettura di All In For The Game di Nora Sakavic con il secondo libro di Raven King e il terzo The King's Man. Questi sono già comparsi perché vi ho fatto un video riepilogativo per chi eventualmente fosse stato un po' in forse sulla serie, ci tenevo a farlo, tra l'altro ne ho approfittato per darmi un po' l'incentivo perché volevo leggere il primo libro della serie spin-off di cui parliamo dopo, però volevo rispolverare un pochino perché non mi ricordavo molto bene il personaggio di Jeanne, che è il personaggio principale di quella serie. Comunque io volevo rifare questa rilettura da un po', quindi se non avete ancora visto quel video è senza spoiler, ve lo lascio qua sopra. Per quanto riguarda questa serie, in realtà posso dire poco sul secondo e terzo libro senza fare spoiler, vi ho già parlato diverse volte della trama. Si tratta di un libro contemporary con una componente sportiva piuttosto importante, dove il nostro protagonista Neil viene reclutato da una squadra di Hexy, che è questo sport inventato molto in voga nell'universo narrativo di cui si va a parlare nella trilogia. Lui, dopo un po' di tentennamenti, decide di accettare, anche se lui è una persona in fuga e che dovrebbe tenere un profilo basso perché lui sta scappando dal padre che fa parte della criminalità organizzata, padre a cui lui e la madre hanno rubato dei soldi quando sono scappati, quindi sono stati in fuga da lui per diversi anni. Lui a questo punto è da solo perché la madre è morta prima dell'inizio delle vicende e non dovrebbe quindi cercare di attirare l'attenzione, cosa che sicuramente farà, perché intanto in questa squadra di Hexy gioca l'ex campione nazionale o mondiale, non mi ricordo, e lui sta ricominciando a giocare dopo un infortunio alla mano, quindi sicuramente la squadra sarà sotto i riflettori per questo. Senza contare che questo ragazzo Neil lo conosce, quindi c'è la possibilità di essere riconosciuto. E da qui si sviluppa tutta una trama su intanto le dinamiche da found family tra lui e la squadra, dove ci sono questi personaggi che hanno tutta una serie di traumi, perché questa è la squadra delle seconde possibilità, sono stati scelti apposta dal coach, quindi ognuno ha passato le sue e questo rende a volte difficoltose le interazioni tra i membri della squadra. Quindi ci saranno queste interazioni, più tutta la parte sportiva, perché ci sono le partite, ci sono gli allenamenti, ma devo dire che poi gli allenamenti e le partite sono comunque funzionali alla parte più di dinamiche interpersonali tra i protagonisti. A questa rilettura mi è piaciuto sempre tanto, continuo ad adorare questa serie, sono contenta che l'autrice abbia deciso di andare avanti. Questa serie adesso la potete recuperare anche in italiano, cosa che mi rende molto molto felice. Ho visto online che la maggior parte dei pareri sono super positivi, ovviamente i libri non possono piacere a tutti, quindi c'è stato qualche parere un po' più freddino come è normale, ma del resto sono gusti. Io comunque continuo a consigliarvela, è una serie con dei personaggi che mi sono molto entrati nel cuore, con dei temi molto importanti e sono contenta quindi di averla riletta. E conterà, sì, tra le serie terminate durante l'anno, anche se tecnicamente non è lettura, perché sì. Adesso parliamo di That Is Not The Worst di Giulia Sienna, un fantasy italiano, nonostante il titolo in inglese. È comparso in un video, il video che ho fatto prima di questo in realtà, ed è il video che si intitolava Questo video finisce quando trovo un 5 stelle o quando trovo un nuovo preferito. Era il primo libro che avevo letto in quel video, poi gli altri ricadranno in giugno, quindi ne parleremo quando farò il wrap up di giugno. Vi ho detto, questo è un fantasy italiano, urban fantasy, young adult, che ricalca la dinamica bene contro male, cacciatori contro creature sovrannaturali, in cui si parla della eterna lotta tra i cacciatori, che sono quelli che immaginate, cioè cacciatori di creature sovrannaturali, e i predatori, che sono vampiri. Queste due fazioni sono nemiche ormai da tanto tempo. Nel libro l'ostilità tra le due fazioni si acuisce quando il leader dei predatori, questo William, decide di condurre una capillare campagna di eliminazione dei cacciatori e quindi comincia a organizzare questi attacchi mirati in tutti gli Stati Uniti per far fuori tutti i cacciatori. Il suo obiettivo finale sono proprio gli Everard, che sono una di queste famiglie di cacciatori e abitano in Mississippi, dove si svolgeranno parte della vicenda, diciamo che se li sta tenendo per ultimi. Seguiamo ovviamente anche dalla parte degli Everard, soprattutto dal punto di vista di Tristan, che è
quello, diciamo, il cacciatore della dell'ultima generazione, quindi il più giovane. Ovviamente lui fa parte di questa famiglia di cacciatori, quindi è addestrato da una serie di persone che lui ha in famiglia, il padre, la madre, lo zio sono tutti cacciatori, e a un certo punto arriva la nostra, un'altra dei nostri protagonisti, si chiama Kat. Lei è la classica persona normale che arriva, non sa niente e finirà dentro tutto questo nuovo mondo soprannaturale. Quindi c'è da una parte tutta la questione romantica e di dinamica tra Tristan e Kat, cioè Tris e Kat, che sta per Tristan e Catherine, e dall'altra questa sottotrama sovrannaturale che si sviluppa durante il libro e che va verso ovviamente uno scontro tra gli Averart e i predatori, soprattutto William, di cui però parleremo man mano che andiamo avanti nei libri. Ovviamente in questo libro non termina tutto, perché sarà il primo di una trilogia di cui al momento è uscito il secondo, e che io sappia l'autrice sta scrivendo il terzo. L'ho trovato un primo libro solido, scritto molto bene. Avevo segnalato nel video che l'autrice è molto brava nelle descrizioni e si vede che le piace proprio descrivere, senza però esagerare o diventare iperdescrittivo. Segnalavo però nel video, e confermo, che c'è questo contrasto, siccome questo è evidentemente un libro molto introduttivo. Cioè, da una parte la questione soprannaturale che deve procedere a spizzichi e bocconi, perché dall'altra parte la questione più personale tra Tris e Kat va un po' più lentamente per una serie di motivi legati ad alcune esperienze che ha avuto Catherine in passato, quindi lei non dà subito confidenza e subito fiducia a Tristan, e quindi deve prima sviluppare tutta la loro parte relazionale prima di arrivare alla rivelazione, perché, cioè, non è uno spoiler, chiaramente a un certo punto Catherine dovrà scoprire tutto il mondo soprannaturale, però il libro cerca di gettare delle basi solide per la loro relazione prima e di non costruire tutto su questa scoperta, cosa che ho trovato interessante. E devo dire che, per quanto effettivamente ci metta parecchio ad arrivare a quel punto, ho capito perché il libro ci abbia messo un po' di più. Però ecco, il negativo di questa cosa è che la trama soprannaturale va molto molto lentamente, perché appunto deve aspettare loro due, e avrei preferito che questa cosa procedesse un pochino più spedita, ma semplicemente perché a un certo punto il personaggio di Kat quasi diventava obsoleto. Poi il libro si è ripigliato, perché poi effettivamente ci siamo arrivati, ma io avevo questa parte soprannaturale che cominciava un pochino a ingranare, dove si parlava di battaglie, di addestramenti, di attacchi, delle motivazioni dei villain, e però dall'altra continuavo a parlarmi, dal punto di vista di Kat, di feste, di uscite con gli amici, di lezioni, di arte, quindi cose molto 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 normali, e io però volevo che si cominciasse a parlare un po' di più della parte soprannaturale. Quindi da quel punto di vista il libro è molto introduttivo, solo verso la fine queste due parti cominceranno a amalgamarsi un pochino di più. Il libro fa una cosa che poi ho apprezzato molto, cioè non rendere tutto o bianco o nero, cioè gli Averart, i cacciatori in generale sono buoni e i predatori sono cattivi, perché vuole mettertela in una prospettiva di pregiudizio, nel senso che è chiaro che gli Averart cacciano le creature sovrannaturali. Io parlo degli Averart, scusate, io intendo i cacciatori in generale. I cacciatori cacciano le creature sovrannaturali semplicemente perché sono diversi, però insomma, diciamo che questa campagna di William contro di loro in parte è colpa dei cacciatori, quindi non è che semplicemente William è cattivo. C'è stato un bel plot twist verso la fine, sono curiosa di leggere il secondo, aspetterò un pochino, visto che il terzo libro, l'ultimo, non è ancora uscito, però spero che poi effettivamente nel secondo libro si ingrani un po', che ci sia un po' più di ciccia, considerando che solo questo libro aveva, mi pare, solo 580 pagine, il prossimo ha solo 700 pagine, quindi è parecchio lungo, e quindi spero che venga un po' giustificata questa lunghezza. Ho letto anche Yellow Face di Rebecca Kwang, questo è il secondo libro che leggo dell'autrice, perché io ho letto La guerra dei papaveri, non ho ancora avuto modo di andare avanti con la serie, e pensavo in realtà che avrei recuperato prima Babel di suo, visto che comunque è un po' più nelle mie corde, perché Babel ha questa componente più magica, mentre Yellow Face è un po' più sulla literary fiction, che è un po' meno nelle mie corde, però stavo leggendo i vincitori dei Goodreads Choice Awards, mi mancava quello da leggere, e onestamente non volevo, cioè, siccome sono comunque libri piuttosto corposi, non volevo impelagarmi subito nel leggere uno di seguito all'altro questi due libri piuttosto lunghi, quindi alla fine ho recuperato prima Yellow Face. Trama conosciutissima, autrice bianca, ruba manoscritto da
autrice morta, perché lei era in casa con lei nel momento in cui è morta, era una delle poche persone con cui lei avesse parlato di questo manoscritto, anzi da quello che diceva non lo sapeva nessuno, quindi lei si intasca il manoscritto, lo edita un pochino, lo rimaneggia un pochino e poi lo pubblica come suo. Lei aveva questa carriera che faticava a decollare, quindi grazie a questo manoscritto non suo riesce a raggiungere la notorietà ed è ascesa e caduta di questa autrice. Il libro mi è piaciuto, anche se sembra aver cambiato la vita a un sacco di persone, non è stata questa la mia reazione. È un bel libro, sicuramente scritto benissimo, perché nessuno può aver dubbi sul fatto che la Kwan scriva molto bene. È un libro molto attuale, l'autrice sicuramente è cosciente di quelli che sono i principali argomenti di conversazione nel mondo editoriale e nella book community, perché si parla anche della book community parlando di tutto l'aspetto social. Però non credo di aver imparato niente di nuovo, nel senso che erano tutte cose che sapevo già. L'autrice forse ha voluto parlarne perché comunque erano cose che le stavano a cuore, quello ha fatto sicuramente bene, però vedo queste reazioni che parlano di questo libro come un'incredibile, accurata, approfondita analisi del mondo editoriale. Non so se forse queste persone siano persone che effettivamente leggono ma non sono molto dentro i social, quindi magari non sanno tutti questi argomenti di conversazione, quindi magari per queste persone queste sono cose nuove. Per me non lo sono, quindi insomma non è che io sia rimasta particolarmente sorpresa da qualsiasi cosa sia stata messa in questo libro. Tra l'altro, secondo me l'approfondimento sull'editoria non è neanche così importante quanto la Kwang stessa. Cioè, ci sono sì delle cose che vengono dette, ma non mi sembra poi tra l'altro che l'autrice abbia voluto approfondire più di tanto solo nella narrazione, ma non aggiunge niente l'autrice. Quello che secondo me in realtà è importante è quello che fa creando questi due personaggi, dove da una parte abbiamo l'autrice morta asiatica a cui la protagonista ruba il manoscritto, e lei è sicuramente una rappresentazione della Kwang perché ci sono degli aspetti biografici di carriera e letterari che sono molto simili alla Kwang, quindi è praticamente lei, e dall'altra parte la protagonista che è la rappresentazione di tutta una serie di critiche che sono state fatte alla Kwang, sia a livello personale, a livello di scrittura, a livello di storia, di come tratta determinati argomenti, e quindi lei, quella che probabilmente è stata un'operazione anche piuttosto catartica, ha messo tutte queste cose in bocca al personaggio geloso, razzista, invidioso, sì geloso ve l'ho detto, del successo dell'autrice, quindi metaforicamente per lei queste sono forse delle critiche di persone gelose del suo successo. Non so se fosse questo il punto. Sicuramente a livello personale sarà stato un bello sfogo per lei, però ci sono delle cose che vengono dette che non sono delle critiche all'editoria, sono proprio delle critiche che sono state fatte a lei in particolare, e anzi lei sta cercando di sminuire queste critiche. Quindi quando lei dice, credo di aver fatto questo esempio anche nel video di Goodreads Choice Awards, quando viene detto che Athena, l'autrice asiatica, ha avuto una serie di aiuti perché l'editoria l'ha scelta e ha creato tutta una narrativa attorno a lei, e perché lei era una privilegiata, ha avuto delle possibilità che June, la protagonista, non ha avuto. In realtà non sta facendo un discorso sul fatto che nell'editoria ci sono i privilegiati, che l'editoria va avanti anche a colpi e a pacche sulle spalle, che quindi non è necessariamente sempre una questione di bravura e di scrittura, di essere semplicemente degli autori superiori, ci sono tutte le altre cose, tra cui appunto questi privilegi, le conoscenze, eccetera. Non sta facendo questo discorso, sta dicendo che delle persone l'hanno criticata per questo, che queste persone sono semplicemente persone gelose del suo successo perché lei è più brava di loro, e basta. Sta dicendo questo, non sta facendo un discorso sull'editoria in generale, sta parlando di se stessa. Ripeto, il libro è scritto molto bene, l'ho letto anche senza problemi, non mi sono annoiata. Ci sono delle cose su cui effettivamente sono stata anche d'accordo, però ecco, non è un libro che mi abbia cambiato la vita, quindi insomma, se siete stati delle persone che hanno avuto invece queste reazioni super sorprese diventato il vostro libro preferito, magari parliamone sotto nei commenti e magari ci confrontiamo sulla cosa, perché avete avuto questa reazione, o se al contrario siete delle persone che l'hanno pensata un po' come me, fatevi sentire, perché in questo mi sento un pochino sola.
Quindi io sicuramente leggerò Alto dell'Autrice, probabilmente Babel, che è più sulle mie corde, mi farà un effetto diverso. Tenete sempre conto che comunque questo è un libro un po' più di literary fiction, quindi potrebbe essere anche una questione del genere che non è proprio il mio. Questo per quanto riguarda tutti i libri che sono comparsi in video. Passiamo al resto e passiamo a parlare degli ultimi libri di serie. In realtà vi ho già parlato della serie di All In For The Game, quindi quella era una, ce ne sono altre due. Intanto ho terminato la serie delle Lady Jane di Cynthia End, Brodie Ashton e Jodie Meadows. Ho letto il terzo, che si chiama My Calamity Jane. Si tratta di una serie di standalone, quindi li potete leggere indipendentemente l'uno dall'altro. Di questa serie solo il primo, che si chiama Lady Jane, è stato pubblicato in italiano. Tra l'altro ho scoperto che a fine mese, a fine giugno, esce l'adattamento del primo libro, proprio Lady Jane. Quindi questo terzo libro è ambientato nel Far West, quindi è un western che parla della figura di My Calamity Jane, anche altre figure storiche tra cui Frank Butler e Annie Oakley. E tutti questi libri, tutti i libri di questa trilogia prendono di questi personaggi storici e poi rimescolano un pochino le carte. Quello che fanno le autrici in questa serie è prendere questi personaggi, queste ambientazioni storiche e poi aggiungere un pizzichino di magia. In questo caso ci sono i licantropi e My Calamity Jane, Annie Oakley, cioè Frank Butler e suo padre, poi si aggiunge anche Annie Oakley, fanno parte di quello che è una specie di spettacolo itinerante, che però è la copertura per dei cacciatori di licantropi. In particolare c'è questo Alfa che a quanto pare ha cominciato a trasformare le persone, poi a condurre una serie di attacchi, quindi il governo è spaventato da questa incursione di creature sovrannaturali e da questa proliferazione dei lupi mannari, quindi ovviamente a un certo punto si deve parlare anche di questo. Normalmente quello che succede è che, nonostante ci siano diversi punti di vista in tutti i libri, la gente della situazione, perché si chiama Lady Janis, si chiama la trilogia, quindi è chiaro che in teoria dovrebbero essere il centro, quindi normalmente la gente della situazione è comunque il personaggio centrale più importante. Stranamente stavolta non è successo, nel senso che secondo me Frank e Annie rubano totalmente la scena a Jane, quindi lei non risulta come la protagonista. E l'altra cosa è che normalmente questi libri sono piuttosto umoristici, questo l'ho trovato forse il meno divertente dei tre, quindi non il più brillante secondo me, è comunque carino e con l'andare del libro sicuramente migliora. Mi sono piaciuti molto i personaggi di Frank e di Annie e del resto credo sono quelli che brillano un pochino di più. Il primo libro secondo me rimane il migliore, è quello che mi è rimasto un pochino di più. Comunque è una trilogia che nel complesso mi è piaciuta e andrò avanti, perché nel frattempo le autrici hanno sia concluso questa trilogia, ne hanno iniziata un'altra sulle Mary, però, perché ce n'è uno, penso sia il primo della serie, che si chiama My Contrary Mary, quindi evidentemente hanno seguito questo concetto ma con altre figure storiche, quindi comincerò a leggere anche quelli. Ho finito anche la prima trilogia di The Bridge Kingdom. Come sapete queste saranno tre trilogie con personaggi diversi che però continuano la stessa storia, quindi siccome in realtà duologia in duologia la storia di quei due personaggi termina, io conto questa come duologia a sé stante. Sul primo libro vi ho fatto una recensione, se volete rispolverare un pochino le mie opinioni. Questa è una serie romantasy che mescola però anche elementi un po' più politici e quasi spionistici, perché si parla della lunga ormai in cui si parla di questo ponte che è importantissimo per il trasporto delle merci e quindi è importantissimo per il dominio del commercio. E questo ponte è in mano a un regno in particolare, quindi tutti ce l'hanno con questo regno e tutti vogliono questo ponte. All'inizio del primo libro la protagonista, Lara, che fa parte di un altro regno rispetto a quello che è il regno del ponte, quello che è in mano il ponte, viene data in sposa ad Aren. Lei si chiama Lara, lui si chiama Aren ed è il re del regno del ponte, in base ad un trattato stipulato 15 anni prima tra queste due nazioni. Segretamente però la missione di Lara è acquisire informazioni da passare poi al padre e al suo regno, così che possano attaccare il regno del ponte e prendere possesso di questo ponte. Ovviamente in questo secondo libro siamo un pochino oltre e dovrò stare un po'
sul vago, per non farvi spoiler, come avevo immaginato, abbiamo approfondito un pochino di più la questione delle sorelle di Lara, anche se, come avevo comunque immaginato, essendo così tante, il libro non riesce a trattarle tutte, infatti mi pare che alcune non compaiano proprio, in tutto sarebbero 12, oltre a Lara ce ne sono altre 3, forse 4, che compaiono e che vengono approfondite un pochino, quindi si vede che l'autrice non poteva gestire tutti questi personaggi, rimangono comunque un po' meno approfonditi rispetto alla protagonista. A questo punto forse sarebbe stato meglio restringere un pochino il cast fin dall'inizio, perché si sente proprio questa mancanza, dove lei ha bisogno a questo punto delle sorelle e tutto quello che lei ha fatto all'inizio del libro in teoria era anche per le sorelle, quindi bisognerebbe approfondire un po' il rapporto con queste ragazze, di cui si è parlato poco perché all'inizio le abbiamo viste pochissimo, però ovviamente il libro non lo può fare perché l'autrice non riuscirebbe a gestire tutti questi personaggi. Per quanto riguarda il resto, va un po' come avevo immaginato. Si introducono altri due personaggi che saranno poi i protagonisti della duologia successiva, quindi è un libro che cerca anche di gettare un po' le basi, di fare da collegamento con il libro successivo, personaggi su cui comunque sono interessata, quindi vedremo come andrà successivamente. È un libro che ha parecchia azione qui dentro e che insomma chiude un po' il cerchio, come potevamo immaginare, sui personaggi un po'... Allora, un pochino poco credibile, un pochino affettato il finale, come diciamo che la protagonista deve farsi perdonare delle cose, tutto il tempo a dire no, non ti perdoneremo mai, poi succede una cosa alla fine, ok, tutto a posto, cioè un po' doveva metterci un po' la pezza, doveva concludere, quindi si aggrappa un po' a un elemento del folklore del Regno del Ponte, mi è sembrato un po' velocino, però nel complesso mi è abbastanza piaciuto questo secondo libro, un po' meno citofonato, cioè un filino meno citofonato rispetto al primo. Comunque sono contenta di aver letto questa duologia, andrò avanti, anche se devo dire non ho particolare fretta, perché comunque non è che sia una delle mie letture preferite dell'anno. Come vi ho anticipato, ho letto anche The Sunshine Court di Nora Sakanovic, che è il primo della serie spin-off di All In For The Game, e questo segue il personaggio di Jeanne, un personaggio che è stato introdotto nella serie principale, di cui si è parlato diverse volte. Non lo definirei un personaggio secondario perché non è comparso così tanto, ma comunque l'autrice ha deciso di continuare la sua storia e quindi noi lo seguiamo in una nuova squadra di Exil. Lui faceva parte dei Ravens nella trilogia principale, per una serie di motivi diciamo che l'hanno fatto andare via, i nostri protagonisti l'hanno aiutato a uscire dalla squadra e si è unito ai Trojans. C'è un altro punto di vista oltre a quello di Jeanne, che è quello di Jeremyn, che è il capitano dei Trojans. Anche lui era stato introdotto proprio poco proprio in sordina nel terzo libro, e seguiamo il percorso di Jeanne nel adattarsi in questa nuova squadra con un modo completamente diverso di concepire se stesso come membro di una squadra, il rapporto con i compagni, con questo sport in particolare, con la scuola, con i coach, un approccio anche diverso alla vita in generale, perché diciamo che quella che lui, di cui lui faceva parte, era in teoria una squadra, ma di fatto era una specie di setta, quindi lui esce da questa squadra e le cose sono completamente diverse, e lui ha proprio un modo di approcciarsi, le cose, di reagire a certe cose, che sconvolge Jeremy e i suoi nuovi compagni di squadra. E la cosa interessante è che noi vediamo il punto di vista di Jeremy, e lui ha, per quanto abbia le sue, lui comunque non ha mai vissuto niente del genere, quindi quando vede Jeanne reagire a certe cose in un certo modo, ragionare in un certo modo, lui proprio è fuori completamente dalla sua esperienza, proprio non comprende, e quindi pian piano lui e i suoi compagni di squadra cominciano a rendersi conto di quello che lui ha passato nei Ravens, e loro ancora sanno pochissimo, sono proprio bricioline di quello che gli è successo. Jeanne si porta dietro tutta una serie di traumi, di abusi che ha subito in passato in questa squadra, quindi continuiamo un po' le tematiche, le dinamiche che abbiamo già visto in parte nella serie di All In For The Game. Qui diventa ancora più intenso, perché in realtà di quello che succedeva nei Ravens abbiamo avuto un assaggino nella trilogia principale, ma qui è ancora più pesante perché
viene tutto ricordato da Jean e quindi pian piano vengono narrati degli episodi e quello che lui ha passato. È un personaggio che comunque ha ancora delle difficoltà a affrontare questi argomenti, a vedere in una certa prospettiva certe cose, quindi si sbottona pian pianino e quindi questa sarà una duologia sul suo processo di guarigione, dove immagino che a livello tematico rimarremo un po' su quello che era successo nella trilogia principale, quindi found family, guarigione, speranza, trovare le tue persone, diciamo, trovare qualcuno che ti apprezzi per quello che sei, sapendo però che probabilmente questa guarigione sarà intanto molto lenta e potrebbe non essere completa, come era successo appunto nella trilogia principale. Quindi una perfetta continuazione, secondo me, diventa ancora più riflessivo e ancora più introspettivo rispetto alla trilogia di All in for the Game, perché sì, c'è qualche allenamento, ma la stagione sportiva non è ancora iniziata, quindi non abbiamo visto partite e tutto quel movimento che invece abbiamo visto nella trilogia principale, quindi c'è qualche allenamento, ma è più basato sui personaggi, cioè ancora più sulle dinamiche tra i personaggi e sui personaggi in generale. Non pensavo di potermi affezionare così ai personaggi anche stavolta, perché vi dirò che avendo riletto comunque la trilogia principale, avevo detto sì, ok, ma non so se avrà lo stesso effetto che hanno avuto questi altri personaggi, invece devo dire che mi sono affezionata anche stavolta, quindi sicuramente andrò avanti. Quest'anno poi è uscito un nuovo libro di K.J. Charles, si chiama Death in the Spires, di questa autrice io ho letto anche altri libri. Questo è un po' un qualcosa di nuovo, leggermente diverso per l'autrice, perché lei ha scritto finora libri storici LGBTQ+, che erano primariamente dei romance, con magari una componente un po' mystery, che però era sempre in secondo piano rispetto al romance, quindi i suoi sono soprattutto dei romance. Questo invece è primariamente un mystery. Non entrateci se avete letto altro dell'autrice pensando che debba esserci questa componente romance molto forte. C'è una componente romance, sì, ma è molto minoritaria rispetto al solito dell'autrice. In questo caso seguiamo il nostro protagonista che, allora, lui ha frequentato Oxford quando era ragazzo, ed era la classica situazione: lui, ragazzo normale, non ricco, che entra in questa università e si unisce a questo gruppo di ricconi eccentrici, dove si sente un po' fuori posto. Quindi, in passato, cosa è successo? Che uno di questi ragazzi è morto. Passati anni, lui riceve un biglietto che riporta a galla un po' questa cosa e quindi decide di ricontattare questi suoi compagni di università con cui nel frattempo ha perso un po' i contatti, per capire che cosa sia successo, e in realtà lui ha sempre pensato che fosse stato uno di loro. Quindi pian pianino li ricontattiamo tutti e poi parleremo di questo mistero. Si alterna passato e presente, quindi avremo anche diversi flashback sul passato e sul periodo dell'università. Allora, il libro mi è piaciuto, però devo dire che rispetto ad altri libri dell'autrice ha brillato un pochino meno. Io non so, forse l'autrice rende meglio con queste componenti romance un po' più forti, o è semplicemente il fatto di aver preso una trama che abbiamo visto diverse volte senza aggiungerci niente di particolare, per cui sì, bello, ma niente che io non abbia mai visto. Non lo so, devo provare a vedere se proverà a scrivere altro di questo genere, quindi con meno romance rispetto al suo solito. E a seconda di come andrà, riuscirò a farmi meglio un'idea. In questo momento posso dirvi che ho letto un altro 4-5 libri dell'autrice e mi sono piaciuti tutti di più rispetto a questo. È comunque un libro che non sconsiglio se vi va qualcosa di mistico, questa ambientazione accademica, perché vi affascinano queste cose, il contesto di Oxford. Provate sicuramente, non è un brutto libro, però ecco, è un libro che non credo mi rimarrà particolarmente in testa. In un paio di mesi avrò un po' dimenticato questo libro, secondo me. Però, insomma, l'autrice, se voleva sperimentare, ha fatto bene. I personaggi mi sono piaciuti abbastanza, la trama è secondo me un pochino prevedibile, motivo per cui non mi sento di fare i salti, però insomma, vediamo come andrà nei prossimi libri. Passiamo a The Hollow Dead di Darcy Coates. Questo è ormai il quarto libro di una serie, la serie del The Grave Keeper, dove seguiamo la nostra protagonista che si chiama Kira. Lei all'inizio del primo libro si risveglia in questo bosco, in questa foresta, senza memoria, con delle persone che la inseguono. Riesce a rifugiarsi
in questo piccolo villaggio e aspettando di recuperare un po' la memoria, visto che non sa dove andare, diventa praticamente la custode del cimitero di questa cittadina, aiutata anche dal fatto che lei vede i fantasmi. E quindi nel corso della serie dobbiamo un po' esplorare le sue origini, da dove viene, da dove arriva questo potere. Seguiamo anche alcuni casi, tra virgolette, nel senso che c'è una trama un po' alla Ghost Whisperer, dal momento che lei aiuta alcune anime che trova in questa cittadina, soprattutto nel cimitero, a passare oltre perché hanno delle questioni in sospeso prima di riuscire a trovare pace. Ci sono anche due personaggi, ci sono diversi personaggi ricorrenti, due in particolare con cui lei stringe amicizia e che la aiuteranno in questi casi a esplorare un pochino le sue origini. Arrivati a questo quarto libro, avevamo cominciato ad avere un po' più di cognizione su quello che potrebbe essere successo nel passato di Kira e quindi ci eravamo un pochino spostati di più in questo senso. Infatti già nel terzo libro c'era stato un caso, ma che era stato introdotto all'inizio, poi era stato recuperato solo alla fine perché ne poi avevano fatto altro, qui ancora di più, e tra l'altro abbiamo trovato queste risposte. Sappiamo chi sia la nostra protagonista, da dove vengano questi poteri, chi siano esattamente i villain, cosa vogliono fare, perché stanno cercando lei. Ovviamente questa risulta la cosa più interessante del libro ed è quello su cui si concentra di più la nostra attenzione. Quindi io non capisco per quale motivo abbia deciso comunque di inserire questo caso, di cui evidentemente ci interessa poco perché viene introdotto, non ci pensiamo più fino alla fine e poi lo riprendiamo solo alla fine. Secondo me a questo punto sarebbe stato meglio non introdurlo proprio perché c'era altro a cui pensare. Dal momento che le nostre risposte le abbiamo avute, secondo me la serie è pronta per una chiusura. Io spero che l'autrice non la voglia trascinare ulteriormente per troppo tempo. Secondo me il prossimo libro potrebbe tranquillamente essere il prossimo. La serie è carina, è classificata come horror, ma è più un cozy horror perché non è particolarmente splatter, particolarmente violenta. Mi è piaciuta molto questa ambientazione cittadina, finché è durata questa struttura un po' alla Ghost Whisperer. I due personaggi con cui lei interagisce sono molto carini, sono anche molto simpatici, ci sono delle scene molto simpatiche, molto carine, anche ben orchestrate, però secondo me possiamo chiuderla, non credo che sia il caso di tirarla troppo perché sennò rischiamo di sciupare il lavoro fatto finora, quindi io spero che il prossimo sia l'ultimo. Concludiamo con quello che sarà probabilmente uno dei libri peggiori di quest'anno. Su Goodreads gli ho dato una stellina, cosa che mi succede molto molto di rado, ed è La confraternita degli storici curiosi. Ma comprendetemi, questo libro aveva una trama molto interessante, l'avevo messo anche in TBR quest'anno. C'è stato evidentemente un errore di valutazione da parte mia, ma come vi dicevo la trama sembrava interessante perché parliamo del St. Mary. Il St. Mary è un istituto di ricerche storiche dove però i membri dell'istituto, anziché studiare sui libri e sui reperti, viaggiano nel tempo. Una trama fighissima, super interessante, seguiamo soprattutto questa ragazza che si chiama, allora verrà chiamata Max durante il libro perché il suo cognome è Maxwell, quindi diminutivo la chiamo Max per comodità, penso che l'ha chiamata così per tutto il libro, e si unisce al St. Mary e da lì seguiamo la sua vicenda. La primissima parte del libro segue il suo addestramento e poi seguiamo tutto il resto, dove c'è anche una trama di fondo, anche potenzialmente interessante. Però prima da dove iniziare, ragazzi? Per dirvi lo sfacelo di questo libro, non so come si faccia a mandare giù dal gabinetto una trama del genere, ma evidentemente si può fare. Partiamo dal fatto che l'autrice, non ho capito se l'autrice non si renda conto di aver creato dei buchi di trama incredibili o se la protagonista che è scema. Peccato che la protagonista venga presentata come una specie di genio, tutti hanno bisogno di lei, la salvatrice di tutti, cioè alla fine lei è sempre la migliore, la più intelligente, eccetera eccetera, quindi non lo so, non credo che fosse questo il punto. Allora, diciamo che ci sono delle regole per i viaggi nel tempo. Una delle regole fondamentali, per farvi un esempio di proprio le basi, qui non ci sono, allora una delle regole fondamentali è che non puoi cambiare la storia, perché se ci provi muori. Potenzialmente anche interessante perché rende pericoloso anche solo cercare di interagire con le persone del passato, perché potresti cambiare qualcosa senza volerlo, e quindi non lo so, tu decidi di fare qualcosa e vieni colpito, non lo so, da un fulmine o da una valanga, perché è come se la storia fosse una specie di essere vivente e reagisse per impedirti di cambiare la linea temporale, quindi di fatto questa cosa non si può fare.
poteva creare delle dinamiche interessanti, se non che poi l'autrice cioè, si dimentica di questa cosa, nel senso che non so neanche cosa posso dirvi. Allora, c'è una cosa grossissima che non vi posso dire, vi dico solo che quello che succede in questo libro in generale non sarebbe possibile se seguissimo questa logica, oltre al fatto che chi sono i villain? Persone che cercano di manipolare la storia a loro piacimento per guadagno, per profitto, cosa che stanno facendo da diverso tempo. Cosa che, per esempio, ci permette di avere dei cacciatori di dinosauri nel Cretaceo. Voi ditemi come fa questa cosa a conciliarsi. E la cosa assurda è che quando questa cosa viene detta alla protagonista, lei non dice mai: ma allora perché mi dite che c'è questa regola e che io non posso toccare niente se questi se ne vanno in giro a cambiare la storia? Non si sa. Questa cosa lei non la chiede mai, non viene mai sottolineato come questa cosa sia in contrasto con le regole dell'universo narrativo. Pensavo fosse una cosa del tipo le hanno mentito, in realtà non funziona così, ma no, funziona così anche perché c'è tutta una parte del libro successivamente, verso la seconda parte del libro, che gira attorno al come cercare di raggirare questa regola, quindi in realtà questa regola vale. Purtroppo poi, se voi entrate in questo libro sperando nella parte sui viaggi nel tempo, rimarrete delusi, perché le parti dove effettivamente loro vanno nel passato sono brevissime e i periodi in cui loro vanno sono resi con una vaghezza disarmante. Potreste essere dovunque e in qualsiasi tempo. Il libro passa molto più tempo a parlarti dell'organizzazione di questo istituto, di come vengono organizzate le missioni, dei dettagli di come vengano interpellati i vari dipartimenti, di come si colleghino e come lavorino l'uno con l'altro per passare poi alla missione vera e propria, ma la missione è assolutamente minoritaria, infatti ce ne sono tantissime durante il libro, non è uno di quei libri, io pensavo fosse un po' come una specie di la biblioteca invisibile, dove ogni volta seguivamo una missione, poi questo si collegava anche a dei villain che sicuramente ci sarebbero stati ed effettivamente ci sono. No, quindi io insomma ero emozionata per questa parte del viaggio nel tempo, che invece non è assolutamente importante. Il modo in cui funziona questo istituto poi è incomprensibile, nel senso che se siete a corto di personale, poi ci sarà un certo punto dove loro hanno pochissime di queste persone che possono viaggiare nel tempo e che hanno la preparazione, però non si può fare niente perché i reclutamenti non saranno prima di una certa data. E reclutati prima, qual è il problema? Non ho capito. Siete a corto di personale, perché purtroppo queste missioni possono essere anche pericolose e quindi non potete continuare, assumete nuovo personale anche se non siamo arrivati ai periodi di reclutamento. Così come se tu mi dici che i membri di questo posto devono avere delle specializzazioni, quindi loro sono persone comunque che hanno lavorato in campo storico, oltre alla loro specializzazione devono avere anche una specializzazione secondaria, e poi li mandi in periodi che sono al di fuori della loro specializzazione, quindi devono comunque prepararsi comunque, qual è il senso di avere questa regola? Cioè, la protagonista, che è specializzata in culture antiche, soprattutto greco e romana, e aveva aggiunto qualcos'altro, forse qualcosa sul 1800, la mandi nel Cretaceo. Non ho capito qual è il senso. E poi ci sono tutta una serie di cose che vengono inserite solo per fattore shock, non vengono trattate assolutamente, non c'è una riflessione su queste cose, non hanno nessun tipo di effetto sulla protagonista. Vi dico solo che la protagonista subisce non uno ma due tentativi di aggressione, quel tipo di aggressione, che sono lì solamente per il momento o cielo, e poi non succede niente, verranno liquidati in maniera velocissima. L'interesse amoroso stava andando anche abbastanza bene, poi succede una cosa a un certo punto del libro dove per me puoi anche morire, quindi insomma da quella parte ce la siamo persa, e non credo che andrò avanti con questa serie, assolutamente. Io non capisco le 4 stelline, le 5 stelline per questo libro dove l'autrice non sa neanche che cosa sta dicendo, non segue le sue stesse regole, non lo so. Non mi è piaciuta, tra l'altro la serie è lunghissima, non ho assolutamente intenzione, credo che abbia almeno 12-13 libri, non ho assolutamente intenzione di imbarcarmi con queste premesse in questa serie, quindi ciao, addio, non mi vedrai mai più.
E con questo abbiamo finito, ragazzi. Questi sono tutti i libri che ho letto nel mese di maggio, tra alti e bassi, soprattutto alti. In realtà quindi è andato abbastanza bene. Fatemi sapere com'è andato il vostro mese di maggio, se c'è qualcosa in particolare che avete letto che vi è piaciuto molto, o al contrario qualcosa che avete letto che purtroppo proprio non ha funzionato. E fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, che cosa ne avete pensato, eventualmente se siete su magari uno in particolare che avete letto, anche voi se siete d'accordo o meno. Detto questo, vi ringrazio ancora di essere stati con me. Se avete voglia di chiacchierare, mi trovate qua sotto nei commenti. Vi mando un grosso bacione, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!